Segna posto colorato, sarei subito accontentato. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e dalla sua demenza su Arte per te. La Pasqua si sta avvicinando a grandi passi e io penso sempre di più a rallegrare le nostre tavolate in questo periodo. Oggi vi faccio vedere un segnaposto molto molto carino. Sono una serie di segnaposto che io ho realizzato con l'intento di creare qualcosa che sia riutilizzabile negli anni, perché diciamo la verità, il segnaposto dove si scrive con la penna e poi a fine pasto il commensale se lo porta, sì, è bello per il commensale, ma a noi ci lascia un po' la mano in bocca perché poi l'anno dopo dobbiamo rifarlo. Invece così, se vorrete, lo regalerete, perché è comunque un cadeau carinissimo. Se invece non vorrete, lo tratterrete per voi a mo' di supplemento del servizio da tavola. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro segnaposto pasquale. Ed ecco l'occorrente per i nostri segnaposto pasquali a forma di ovetto, pasquali e primaverili direi. Cosa ci occorre? Innanzitutto un uovo. Io ho questo di legno, è bello grosso il mio, anche più piccolo va bene. Li trovate in questo momento da Tiger a 1 euro ad ovetto, quindi sono molto semplici da trovare. Come vedete questo è passato dalla dolce decorazione di Enzino e vabbè, peggio per me che li lascio in giro. Un bicchierino o due per stemperare il colore e uno con un po' d'acqua. Due pennelli, uno a seto, tutte e due setole sintetiche al piatto per stendere una bella campitura di colore, e uno 000, questo qui piccolissimo, per fare dei particolari. Degli acrilici, il colore in cui desideriamo fare il nostro segnaposto, io qui oggi lo farò giallo con voi, ma tra le foto lo vedrete anche rosa, ed è un progetto che ho realizzato per il blog della Bobbani. Invece con voi cambio colore e lo faccio giallo, così mano a mano me ne faccio tanti e tutti di colore diverso. Poi la pittura lavagna, io ho questo della Pentart, vi metto il link nel box info se riesco a trovarla in giro online, oppure vi metto qui dove c'è lei col pallino la mia ricetta per farla a casa. Ma comunque la pittura lavagna la trovate anche da Leroy Merlin, la trovate dappertutto, la trovate in tutti i negozi di Brico e in moltissimi negozi di belle arti e cartolerie. Vi servirà una perlina che dovrà fungere da centro di un fiorellino e dei fiorellini di carta che potrete farvi voi. Vi metto una serie di link nell'info box e qui dove c'è lei col pallino, dei fiori fatti da me. Io userò questi blossom della Bobbani che ho belli e pronti e quindi accorcerò un sacco di tempo. Se li trovo vi metto il link anche qui giù nel box informazioni. Cominciamo subito a dare una campitura unitaria di giallo, di un giallo che ci piace, a tutto l'ovetto. Quindi io prendo il Max Acryl Ferrario, sono degli acrilici molto buoni questi Max Acryl, hanno una buona coprenza e una buona materia, e lo stempero con un po' di bianco perché voglio che venga un pochino più chiaro, e comincio a miscelare il mio colore, perché il giallo cadmio per intenderci è il rosso l'uovo. Arrivati alla tinta che desidero, passo una prima mano di acrilico su tutto l'uovo. La seconda mano lo do con un giallo cadmio di colore medio, di gradazione media, che miscelerò col colore di prima. Perfetto, è proprio il giallo che volevo. Fatto asciugare il mio ovetto, prendo la pittura lavagna e creo un ovale al centro entro cui scrivere il nome del commensale. E allora prendo il pennello, se voi non andate a mano libera, prima disegnatevi un ovale che vi piaccia. Ovviamente, e piano piano create lo spazio in cui poi scriverete il nome. Ok, lasciamo asciugare la prima mano. Benissimo, adesso fatta asciugare la prima mano, diamone una seconda. Questa pittura lavagna mi piace un sacco, questa della Bobbani, perché asciuga velocemente e sopra ci si scrive che è una meraviglia.
ma devo dire che anche la mia, quella della ricetta homemade, le fa concorrenza. Certo, se uno vuole un prodotto pronto, però paga un po' di più. Riprendiamo il giallo del fondo, il pennello 000 e abbozziamo una sorta di impuntura fittizia, come se fosse una toppa cucita sopra. Questo farà subito primavera. Non so perché, ma il trapuntato fa subito primavera. E adesso facciamo asciugare completamente il nostro vetto. Adesso preparo un lettino di fiori su cui voglio che il mio vetto si poggi. Prendo un fiore verde, ma con un verde che abbia una forte componente di giallo, e dei fiori gialli. Questo addirittura l'ho sporcato con un po' di arancio perché è un colore che riprende il cadmio scuro che si intravede sotto. Ma insomma, voi potete semplificare il tutto prendendo dei fiori finti, aprendoli ben bene e sovrapponendoli così a vostro gusto, cromaticamente. Questo sarà una sorta di porta uovo che farà stare dritto il nostro ovetto. A questo punto presso della colla a caldo e poggio l'ovetto come voglio che stia. E lui così starà in piedi e sarà anche carinissimo. Quindi gli faccio una sorta di cappellino con dei fiorellini più piccoli che metterò un po' sfalzati. E metterò così 1, 2, 3, quindi sovrapporrò 1, poi al centro. Odio la pistola della Lidl, non mi è risultata per niente. Poi al centro questo un po' più sfrangiatino e quindi da ultimo sulla capocchia poggio una perlina giallo scura. Queste mezze perline sono le mie, sono della Bobanni, ma le trovate facilmente anche in cartoleria o nei Tutt'Un'Euro, insomma in tutti i negozi. E poi con un altro bel punto di colla a caldo sul retro del fiorellino vado ad attaccarlo nella parte superiore un po' frontale a mo' di cappellino sulle 23 del nostro vetto. Ora faccio asciugare, elimino i residui di colla che vanno ovunque, quanto è antipatica la colla a caldo, ed ecco il nostro segnaposto. Guardate che carino, ditemi se non è primaverile, che bellino, sono un amore questi segnaposto, dolcissimi. Quindi questo per i gusti più romantici, poi ne arriverà uno molto più semplice, molto più easy per i gusti più lineari, insomma cerco di accontentarvi tutti ragazzi come sempre. Questo diciamo che è un classico di Pasqua, spero che vi piaccia, potete disegnare dentro anche il pulcino volendo, potete sbizzarrirvi, io metterò il nome di Enzino e basta, però insomma voi liberate la vostra creatività e fatelo diventare ciò che volete, un coniglietto, un pulcino dentro, troppo carini. Insomma, buona preparazione alla Pasqua e preparatela con le uova e i segnaposto di Arte per te. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo, ciao! Un'altra volta la pittura lavagna. Quest'anno mi sta piacendo tantissimo questo materiale che trovo utilissimo nella funzione di lavagnetta segnaposto, che spero possa piacere ai più romantici. Venitemi a trovare anche sui miei altri canali, Ombretta, dove si parla di beauty, di lifestyle, vi aspetto quindi su questo canale, Ombretta, questo, cercatelo e cliccateci sopra un bel iscriviti, oppure su Due Cuori Una Cappa, questo il mio canale di cucina che condivido con mio marito Gabriele, un simpaticone.
con i ragazzi e vi aspettiamo entrambi lì a braccia aperte e fuochi accesi. E allora basta parlare, buona preparazione alla Pasqua e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video, sempre pasquale. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!